quello che andremo a presentare è il piano dell'immigrazione 2010-2011, che è un piano innovativo sull'intero territorio della regione Friuli Venezia Giulia. La provincia di Pordenone ha organizzato questo piano che ha la capacità di mettere al lavoro per i lavori socialmente utili ben 500 immigrati che attualmente nella crisi generale del distretto del Mobile, nella provincia di Pordenone, invece non hanno lavoro. Ebbene, il lavoro che stiamo dando a loro è un lavoro che li rende utili alla società e soprattutto loro, gli immigrati, si rendono conto che lavorando possono pagare anche quelli che sono i provvedimenti provvidenziali e si tutelano con una piccola pensione che poi verrà data. Il pagamento di questi lavori socialmente utili è in voucher, piccoli assegni che vengono dati proprio per la funzionalità delle ore che loro fanno. Il piano ha quattro punti essenziali, che sono il lavoro socialmente utili, lo sportello di facilitazione, in quanto lo sportello di facilitazione consente agli immigrati che sono arrivati nuovi, cioè nell'ultimo anno, nel territorio della provincia di Pordenone, di essere inseriti all'interno di associazioni, di conoscere quelli che sono gli enti e gli ospedali di pubblica utilità proprio per il primo soccorso e quindi un buon viatico per essere inseriti con facilità nel nostro territorio. Il terzo punto è quello che riguarda le associazioni di volontariato che sono sponsorizzate dalla provincia quando mettono in atto dei piani di emergenza, cioè vuol dire non più una solidarietà così, ma le associazioni si fanno capo e si fanno carico di quelli che sono i singoli casi di emergenza, bambini, donne oppure intere famiglie che hanno uno stato di disagio proprio importante e attraverso la provincia, attraverso uno specifico finanziamento, accudiscono queste che sono le prime necessità importanti. L'ultimo punto è quello del rientro in patria. Noi favoriamo il rientro in patria degli immigrati che hanno acquisito qui una specialità e proprio perché possano rientrare nei loro paesi d'origine per costruire una nuova società nel loro territorio dove sono nati e dove probabilmente contano prima o dopo tutti di rientrare.